Rimane incerta la data in cui l'ANAS si presenterà effettivamente in procura d'Arezzo, probabilmente carte alla mano, per avvalorare quanto finora sostenuto. Non c'erano pericoli strutturali per il viadotto Puleto e anche per illustrare quello che dovrebbe essere l'imminente cantiere con interventi di 2,5 milioni. Intanto le nevicate sulla via Maggio e sui Mandrioli hanno messo e metteranno in seria difficoltà anche la viabilità alternativa che automobilisti e mezzi pesanti si devono sobbarcare per superare l'impasse della chiusura della I-45. La giornata di martedì intanto vedrà i sindaci di San Sepolcro e Pieve Santo Stefano, insieme ai colleghi della Val Tiberina, la presidente della provincia di Arezzo Chiassai, unirsi all'assessore Ceccarelli per il tavolo con il ministro Toninelli. Nell'incontro alle 16 a Roma, la delegazione presenterà un documento unitario condiviso con tutte le istituzioni della Valle del Savio coinvolti nell'emergenza che riguarda la tratta dell'Emilia-Romagna. Il documento, redatto dagli enti delle due vallate, presenta un quadro drammatico degli effetti che l'interdizione totale al traffico della I-45 sta causando in queste ore al tessuto economico e sociale del territorio, sottolineando le pesanti carenze in termini di viabilità alternativa dovute innanzitutto all'impraticabilità della Tiberina 3 bis. Intanto si muovono anche i sindacati, che chiedono di attivare la cassa integrazione in deroga per i lavoratori colpiti dalla chiusura del viadotto Puleto. Fin da questa mattina, dicono, dalle nostre categorie ci arrivano numerose segnalazioni di imprese che sono costrette a chiudere sine die la loro attività e che stanno mettendo in ferie obbligate gli stessi lavoratori pur di evitare il licenziamento. Un appello arriva anche dalla Camera di Commercio di Arezzo. Chiediamo a tutte le autorità interessate di individuare in tempi rapidissimi soluzioni alternative a quelle già in essere che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli utenti e degli addetti, ne assicurino la percorrenza in tempi adeguati, garantendo così la reale operatività di un'arteria così strategica per il sistema infrastrutturale ed economico italiano. Una richiesta che peraltro è stata fatta propria da un appello indirizzato al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture, che abbiamo sottoscritto insieme alle Camere di Commercio della Romagna, di Ravenna e di Perugia.